Cocoricò, sala Titilla. Siamo qui con Federica Baby Doll, grande DJ italiana. Federica, innanzitutto ti trovo in gran forma. Grazie. E complimenti. Grazie mille. Hai cominciato nel 99 come resident al Cocoricò. Dopo 9 anni si rinnova il sodalizio. Cosa, come ti senti innanzitutto e cosa provi a suonare al Titilla? Beh, il Titilla è la mia casa, il Cocoricò anche, ci sono cresciuta, è l'emozione immensa, perché quello che provo quando sono qua non lo provo quasi da nessuna parte, no scherzo, però è un'altra cosa, qua è la mia casa. Ecco, adesso facciamo un salto nel passato, torniamo un secondo negli anni 99 e descrivici un po' com'è stata la prima esperienza qui, ti ricordi qualcosa di quel giorno? Sì, mi ricordo che era Capodanno e mi era saltata una data, quindi ero a casa che piangevo. E praticamente invece alla fine mi sono ritrovata a suonare al posto di Claudio Di Rocco, che non si sentiva bene. Dopo quella sera ho suonato tipo 2 o 3 ore lì e mi hanno richiamato dopo 2 settimane perché Ralph aveva la febbre e quindi io sono venuta di corsa. E quindi è sempre stata una cosa così, e siccome piacevo alla gente hanno ricominciato a richiamarmi finché poi hanno deciso di prendermi. Tu hai visto parecchia gente passare di qui, hai visto parecchio pubblico, parecchi fan, ecco come si è evoluto nel corso degli anni, sia il pubblico che anche la musica stessa? Diciamo che comunque la musica è diventata un po' più anonima di quella che noi mettevamo almeno 10 anni fa, perché prima era una musica house, quindi con le canzoni, con le parole. Adesso, come sempre, la musica è sempre stata così, si è evoluta, c'è la minimale, c'è l'elettronica, però bene o male il mondo è bello perché è vario, quindi ognuno ha la sua strada. Non è più come una volta che c'era la techno e la house. Questi generi che ci sono ora sono simili, diciamo, che si possono fondere insieme e quindi anche il pubblico si può fondere insieme come i DJ. E cosa ti trasmette il pubblico del Titilla? Il pubblico del Titilla, come anche tutto il pubblico d'Italia, perché comunque al Titilla viene il pubblico da tutta Italia, sono molto calorosi con me, mi fa molto piacere, ho molti fans che variano dai 15 anni fino ai 30-35, questo mi fa molto piacere. Federica Baby Doll, DJ donna, più facile, più difficile, com'è stato? Guarda, io siccome sono stata una delle prime, veramente ce n'erano poche, all'inizio mi guardavano come un astronauta, però dopo alla fine vedo che la gente comunque gliene frega niente se tu sei uomo o donna. Certo, è sempre bello vedere una ragazza dietro una console dopo tanti anni che comunque sono sempre stati degli uomini nelle console, no? Però ecco, fondamentale è la musica e dopo è anche quello che è dietro, quindi non c'è più distinzione tra uomo e donna, perché la musica comunque è generica, capito? Cioè, io quando suono non sono né uomo né donna, io sono la musica. E invece adesso facciamo un salto nel futuro, cosa ti aspetterà nei prossimi mesi? Cosa hai in mente? Cosa passa per la tua testa? Intanto lavoro come sempre, giro tutta l'Italia e poi altre produzioni, perché io, a me mi piace perché le faccio io a casa e dopo quindi so quello che fare, quello che voglio mettere su un disco. Poi in giugno è uscito la mia ultima produzione, Bonjour, sulla Sound Real, e con remix di Emix di Lewis e la partecipazione di Nacha World. Sicuramente farò la terza parte, perché io prima era uscito in settembre la prima parte di Bonjour, che era Io Amo, esatto. Sempre con Nacha World, Emix di Lewis. Adesso vorremmo, penso, fare la terza parte,
e quindi adesso non vediamo che nome dargli. Però è un progetto, perché già sta sul computer. Benissimo, allora un grandissimo in bocca al lupo a Federica Baby Doll, la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato e Federica, in bocca al lupo per stasera. Crepi, ciao, io vi saluto tanto.